Questo programma contiene linguaggio volgare. Che cosa sta succedendo? È ora che il cast originale dia il verdetto su quali due ex dovranno lasciare la villa stasera. Saranno Ellie, Victoria, Dani o Charlie? Due di noi dovranno andarsene stasera. Qualunque sarà il verdetto, sarà pesante. Ho passato un paio di giorni meravigliosi con Michael. Non sono ancora pronta ad andarmene. Come gruppo non è stato facile prendere questa decisione. Affatto. Andiamo tutti d'accordo con voi in modi diversi, ma abbiamo preso una decisione basandoci su chi potrebbe o non potrebbe trovare l'amore qui. Oh mamma, sono così preoccupata. Posso solo dire che spero di non essere io. È una tortura, ci stanno ammazzando. I due ex che manderemo a casa sono... Charlie e Dani. Ottimo. Bene. Statemi bene. Il cast originale ci ha eliminato. Ho portato a termine la mia missione. Ho chiesto scusa a Ellie e lei mi ha perdonato. Siamo di nuovo amici. Grazie per essere venuto. Sento che molta della negatività che provavo è scomparsa. Siamo di nuovo amici e non pensavo che l'avrei mai detto. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Ho voltato pagina con Ashley. Pronto, Charlie? Andiamo, bella. Ce ne andiamo? Ce ne andiamo. Mi piace molto, Charlie. Chissà cosa succederà adesso fuori dalla villa. Divertitevi. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Mi spiace per Danny? Sì, molto. Mi dispiace per Charlie? Charlie, sei un milionario. Starai bene. Sali sul tuo jet privato, vai a casa e asciugati le lacrime con un paio di banconote da 50. È stata dura. Grazie. Sono salva di nuovo. Non vedo l'ora di passare un altro po' di tempo con Michael. Ellie, un brindisi all'uomo che troverai qui. Vi voglio bene. Attenzione con i brindisi, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere con l'arrivo in spiaggia del prossimo ex. Ora che questa tragedia è finita, le celebrity possono finalmente godersi la serata. Sempre che Letitia riesca a dimenticare David. Mi sento presa in giro, ma non solo da David. Anche da Marissa. È imbarazzante, perché lei dovrebbe essere una mia amica. Ti piace Marissa? Se mi piace Marissa, è un'amica. Tutto qui. Un'amica. Un'amica. Ma ascoltami, io ti piaccio Letitia. Di più. Che domanda stupida. Comunque, non ho voglia di litigare, non me la prendo. Saremo amici. Certo che saremo amici. Non sono una cattiva persona. Purtroppo le cose sono andate così. Spero che saremo ancora amici. Ah, amici di letto o amici normali? In fin dei conti, David continua a piacermi. Ma credo che ormai sia finita tra noi, perché... mi ha mancato di rispetto e non penso che riuscirò a perdonarlo. Sarò gentile con lui, lo rispetterò, ma ho chiuso. Non so cosa ti abbiano detto, ma a parte tutto non voglio mettere a rischio la nostra amicizia. Non esiste proprio. Va tutto bene. Mi spiace essere stata coinvolta. Sì, ma sul serio, va tutto bene. Sono così incavolata per questa situazione. Quella ragazza dovrebbe essere una mia amica. Un'altra serata ricca di emozioni. Significa che tutti si meritano una buona notizia. Mi spiace che se ne siano andati. Non riesco a crederci. Lo so, è assurdo. Oh! Oh! Oh!
questa cattive notizie, la vedo male, il tablet del terrore. Beh, il nome dice tutto, no? Victoria e Michael, questa sera la vostra relazione è stata salvata. Come premio, la suite VIP è vostra, godetevela. Oh. Bravi! Ragazzi, pensavo che il tablet del terrore portasse solo cattive notizie. Mi sbagliavo, non vedo l'ora di restare da solo con lei. Ehi! Credo che Ellie sia felice che Charlie se ne sia andato. E Ash è felice, Ash che, Danny felice che Danny se ne sia andato. Quindi abbiamo... E io sono ancora qui. Sono felice. Pensavo davvero di dovermene andare. Io ero sicuro che non sarebbe successo. Victoria e io nella suite. Sono felice di aver legato con qualcuno nella villa. Insomma, è per questo che sono qui. È stata una serata intensa. La suite VIP sarà davvero un'esperienza. Abbiamo capito tutti cosa intendi. Sono qui per riconquistare Victoria. Devo almeno dirle ciò che provo. Spero mi ricambi. Lotan, cos'è successo tra voi due? Diciamo che avrei potuto gestirla meglio, sarò sincero. Stai tremando! Oh. Ma non devi dirlo! Voi due come vi siete lasciati? Sono scappato. Faccio sempre così, ma lei mi piace così tanto che ho deciso di provarci o di voltare pagina del tutto. Sì. Sì. Il problema con Lotan è che non è mai stato ufficiale. Ma ci amavamo, ci piacevamo e ci capivamo. È finita prima ancora di cominciare. Io sono davvero molto impegnato. Eravamo molto distanti e in più io ho paura dell'impegno. Stai dicendo che adesso vuoi impegnarti? Sì, decisamente, solo per lei. È l'unico motivo per cui sono qui. Cavolo, questo è innamorato. Perché nessuno mi ama così? Nemmeno a me, Ellie. Sono davvero in imbarazzo. Il fatto che Lotan stia seduto lì a dire che è qui per lei mentre lei sta con un altro ragazzo in villa. Vorrei proprio sapere a cosa sta pensando adesso. Come ti senti, amore? Non so, mi sento... Sei tesa all'idea di portarlo alla villa? Sì. Ho sempre provato qualcosa per Lotan, ma provo qualcosa anche per Michael. Non so cosa fare. Sono venuto fino a qui per Victoria e non me ne andrò senza di lei. Oh, mamma! Lotan, sei proprio un uomo da sogno. Ti regaliamo un appuntamento romantico con la tua ex... Victoria! Fantastico, sono qui da qualche minuto e posso già uscire con lei. Non vedo l'ora. La domanda è, lei si dimostrerà la tua ragazza da sogno? Andatevene! Ho un po' di paura di come andrà a finire. Non voglio, ma devo proprio dirgli di Michael. Mentre i ragazzi continuano a provare i loro passi, Lotan sta preparandosi a sbalordire Victoria. Che carino. Puoi fare gli onori di casa? Non riesco ad aprirla. Mi tremano le mani. Devo farle capire ciò che provo e perché sono qui. No. C'è decisamente molta tensione tra di noi. Non mi aspettavo che tornassi. E mi chiedo perché ora? Le cose sono cambiate? Sì, le cose sono cambiate. Detesto non essere stato capace di impegnarmi. E tengo così tanto a te. Non ho mai voluto perderti e... Quando ci siamo conosciuti, sapevo che mi sarei innamorato e ho avuto paura di continuo. Sì, sono venuto qui con un'intenzione.
Io ti adoro. Abbracciami, c***o. Sono davvero senza parole. Non so come dirgli di Michael. Sarà molto difficile da accettare per Lotan. Tengo davvero molto a Lotan. Non ho idea di come gli dirò di Michael. Il tuo arrivo di oggi non poteva succedere in un momento peggiore. Io sto iniziando a legare con una persona nella villa. Si chiama Michael. È molto difficile perché sai cosa provo per te. Non sono arrabbiato con te, non posso esserlo. Non ne ho diritto, ma al tempo stesso non posso rinunciare e basta. Non posso rinunciare al primo ostacolo. Non voglio rinunciare solo perché hai passato 10 giorni con un altro. Ma la decisione alla fine sta a te. Io sono davvero molto confusa. Non voglio chiudere questa porta, no. Non posso dimenticare ciò che avevamo, ma ho bisogno che voi due mi dimostriate chi siete. Un duello vero e proprio. Non sono venuto fino a qui per sbagliare. Questa non è la fine, è solo l'inizio. Michael saprà che non intendo andarmene senza di lei. Beh, possiamo essere sicuri di una cosa. Nessuno avrà il cuore infranto dalla performance di stasera. Tu e io insieme, questa parte è difficile. Sì. Tu e io insieme per sempre. Com'è l'ultimo verso? Siamo Jolo insieme per sempre. Cazzo, continuo a dimenticarmelo. Ce la posso fare, so che ce la posso fare. È la cosa più importante che abbia fatto in vita mia. Davvero? Il pubblico è in silenzio, Joy è in camerino. Io sono ricoperto di olio e con il costumino queste ragazze stanno per restare a bocca aperta. Signore e signori, un gentiluomo di grande talento per voi stasera. Sì, sarà una grande festa. Preparatevi! Che cosa sta succedendo? Beh, Giorgia, l'uomo in costumino sta per svelartelo. Ancora una volta! Siete pronti? Sì! Sì! Ragazzi! Sì! Fuori i ballerini, forza! Cosa? Cosa sta succedendo? Cosa fanno? Joy! 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 Ma guardalo! Oh mamma, ma sono tutti d'accordo! Cosa fanno? Ok, amico, io mi metto dietro. Vogliamo regalarvi uno spettacolo stasera. Questo è per te, amore. Sono entrato nella villa e ho incontrato la mia bella. Una chica spagnola, una vera damigella. Panting Wallop con un sexy bikini. Appena l'ho visto ho pensato, siamo affini. Mi chiamo Joy Essex, non per niente. Ma è uno scherzo? Ti piacerebbe? Devo starmene qui seduta facendo finta che mi piaccia? Al 100% Jolo insieme per sempre, è certo! I passi di danza di David fanno morire dal ridere. Ho il mio orecchino. Cosa stai dicendo? Mi chiamo Joy Essex. Salutate i miei ragazzi. Sono Sessex. Certo, come no. Sì! Joy! Siamo i migliori! Finito questo incubo. Mamma mia. È stata in assoluto la miglior performance che abbia mai visto. Mi spiace, Justin Bieber. È ovvio che non esci spesso. Non si sa come, ma la performance di Joy è piaciuta molto. Il costumino di David, d'altro canto... Mi piace di più quando indossi vestiti normali, capito? Lo so, lo so. Sei un vero toro. Va bene. Marissa sta flirtando con David davanti ai miei occhi. Come va, amico? Come va? Come va, amico? Sta zitta. Non riesco più a riconoscere Marissa. Perché se ne sta lì a provarci con David?
Ma cosa sta facendo? Siamo amiche, non si fa così, no? Ora che Victoria è tornata alla villa con il suo inarrestabile ex Lothan, Michael ha motivo per sentirsi meno sicuro di sé. Come stai? Bene, amico, tu? Bene. Potrei stare meglio di così. Voglio sentire la sua versione della storia, perché preferirei sapere piuttosto che essere escluso e non sapere che cosa stia succedendo. Ciò che vorrei davvero sapere è... qual è il tuo scopo? In questo momento sono qui per lei. Sì, sì. Punto. Lo rispetto. E niente potrà cambiare a meno che non sia lei a chiedere. E per ora non ti sembra che lei te l'abbia chiesto? No. Ottimo. Non mi ha chiesto di andarmene. Perfetto, perfetto. Non mi aspettavo che sarebbe andata così. È stato un momento vero e davvero intenso. Ho due ragazzi per i quali provo qualcosa e inizio a essere un po' preoccupata. Quello che non capisco è... se pensa che tu sia l'uomo giusto per lei, perché dire a me voglio che tu combatta per dimostrarmi che mi vuoi? Quindi ti ha detto che tu le dimostri di essere cambiato? Sì. Perfetto. Non volevo sapere altro. Bene. Sono molto deluso da lei. O è interessata a me o non lo è. Non volevo sapere altro. E sembra che la tensione di questa situazione sia davvero troppo per Victoria. È così difficile. Guardami, Victoria. Devi fare ciò che senti che è giusto per te, per ciò che provi nel cuore, ok? Nessuno ti giudicherà per la decisione che prenderai, te lo garantisco. Beh, nessuno a parte Michael, forse. Sono intrappolati in una situazione in cui tutti provano qualcosa e non so proprio come andrà a finire. Non lo so. Torno subito, voglio vedere una cosa. Tornerò con delle informazioni. Tutto bene? Andiamo, amore, va tutto bene. Non ho voglia di vedere Marissa. Sta flirtando con David davanti ai miei occhi e inizia a farmi incavolare. Aspetta, Marissa, non prendertela, ma ti ho vista flirtare con David. Siamo sincere, Leticia. So che è una situazione delicata. No, e è una situazione delicata. Mi sembra che tu non sia stata sincera. Ragazze, in questo adesso, caso, Marissa. Lo so, sei venuta ma tu... da me dicendo: oh, non ti farei mai una cattiveria simile. E sono non una lo farei. Tua amica. Leticia sta facendo la gelosa, ma sinceramente non ha nulla di cui preoccuparsi. Le ho dato la mia parola che non c'era niente di cui preoccuparsi e avrebbe dovuto fidarsi di me. Tu e io siamo due persone del tutto diverse. Tu non stai dalla mia parte. Sì, che sto dalla tua parte. Non stai dalla mia parte, non fatto. È vero. Non stai dalla mia parte. E ci risiamo. Ehi, Leticia, come va? Tutto bene? Sì, sto davvero benissimo, ma penso che ci siano persone false che non stanno dalla mia parte come dicono. Ma che succede? Lei è dalla tua parte più di chiunque. Certo, David, come dici io tu? Io sono dalla tua parte. Ma ciò che io vedo e ciò che vedono tutti è diverso. Lo sapevo, era troppo bello per essere vero. Pensavo di essere in salvo, ma Leticia e Marissa cercano di rovinarmi ancora la vita. E tu dovresti essere sua amica. Io ti ho rispettata, col cazzo che mi hai rispettata, perché stai flirtando con lui di continuo davanti ai miei occhi. Non è vero. Lo chiami rispetto questo? Lo chiami rispetto tutti in questa c***o di casa. Ma non è lei, è colpa mia. Non voglio essere coinvolta, capito? Non mi devi rompere la voce, abbassate la voce. Marissa sa cosa prova Leticia per David e non si sta comportando bene. In fin dei conti non me ne fa un c***o di quello che dici. Sono sempre stata dalla parte di quella ragazza. Avete capito? Non puoi dire il contrario. Marissa verrà anche dalle dure strade di New York. Ma io, Leticia Grace, sono delle Valleys e non mi faccio spaventare. No! Stamattina mi sono svegliata con le idee chiarissime. È come se mi fossi tolta un peso dalle spalle e finalmente so che cosa voglio davvero. Ieri sera penso di essermi spaventata perché ho capito quanto mi piace Michael. Lo capisco, Michael. Ok, bene. Perché ho capito di non volerlo perdere. Non posso trascinare la situazione. Devo dire a entrambi cosa provo davvero. E vai! Sono un po' confuso. Insomma,
cosa vuole questa ragazza? Vuole me? Vuole Lotan? Cioè, sono venuto qui per trovare una persona sincera e adesso sono molto incerto che sia lei o meno. Porca troia, ma come fa? Quindi il dilemma di Victoria, Michael e Lotan sembra volgere al termine. Ma Letitia e Marissa sono riuscite a fare pace? Va tutto bene tra voi due adesso? Sì. So che è una situazione davvero dura. Nessuno vorrebbe trovarsi nella sua posizione. Nessuno vorrebbe essere coinvolto. Non voglio più saperne, capite? Voglio andare d'accordo con tutti. Detesto sentirmi così, ve lo giuro. Stamattina mi sono svegliata e ho capito che non voglio litigare con nessuno. Per il bene della pace e dell'amore nella villa, Marissa e io faremo pace. Ma continuo a non fidarmi di lei. Punto e basta. Sono amica di tutti e voglio continuare così. Ragazzi e ragazze, niente tragedie. Quindi il dramma è rimandato a un altro giorno. Ma Lotan sarà altrettanto calmo quando Victoria gli comunicherà la sua decisione? Sono un po' nervosa per come potrebbe andare, ma devo assolutamente affrontare questa situazione. Senti, ieri è stata una giornata intensa e quando mi sono svegliata oggi avevo le idee chiare e so che cosa voglio. Tra di noi non c'è alcun rancore ed è ciò che mi fa soffrire perché teniamo ancora molto l'uno all'altro. Ma ora devo cercare di pensare alla mia felicità. Non è facile dire tutto questo a Lotan, tengo ancora a lui, ma devo dirglielo perché non voglio che finisca col soffrire. Ieri sera Mike mi ha detto che potrebbe fare un passo indietro per vedere come va e ho pensato che potrei rischiare di perderlo. Questo mi ha fatto capire che mi piace davvero tanto, mi piace seriamente. Dirti che voglio continuare a stare con Michael è doloroso per te, ma se non sono sincera e aperta, sarà doloroso per lui. Non mi piace ammettere la sconfitta, ma spero che ti renda felice come avrei voluto fare io. Vedere Victoria e Michael sarà difficile. Non mi piace per niente, ma devo rispettarlo. E non ho altro da dire.